al centro dell'attenzione di nuovo Kate Middleton e Meghan Markle, che questa volta sono protagonisti di uno scontro pubblico. Kate è stata di recente al centro dell'attenzione per la questione tumore, ma in realtà in questo caso la notizia riguarda i dissapori con la cognata. I fatti sono del tutto inaspettati, soprattutto la sua reazione, fuori da quelli che sono comunemente gli standard royal che contraddistinguono tutti. A dare più informazioni al riguardo è Robert Jobson, specialista che ha pubblicato una biografia, mettendo in luce questioni che prima d'ora erano state celate e che rivelano anche quanto sia stato fatto per la questione Harry e per tutto ciò che ne è derivato. Kate e Meghan, lo scontro pubblico, la risposta della futura regina. Il biografo dei Windsor e di Lady Diana è sempre stato specializzato in scoop e quindi negli anni ha rivelato vere e proprie bombe. Tra gli scoop rivelati c'è ad esempio la causa del decesso della regina Elisabetta, non morta di vecchiaia come si pensava ma per un tumore, notizia che è emersa solo ora. Il biografo però nel testo ha parlato anche del carattere di William, molto irascibile, e nel fatto che Kate avesse su di lui un effetto calmante. Jobson ha poi parlato anche di quello che viene definito The Harry Problem, ovvero l'uscita di Harry dalla famiglia, l'allontanamento e tutto il caos che è derivato. Tra questi elementi figura anche la questione razzismo di cui è stata accusata la casa reale. Oggi viene fuori che fu proprio Kate a intervenire sulla faccenda e, in particolare, a parlare per ribattere a Meghan che aveva attaccato i reali, in un'intervista a Oprah, manifestando preoccupazioni. A quel punto, come racconta Jobson, Kate decide di prendere le redini della questione e di apportare modifiche al comunicato, andando a inserire una dicitura specifica che facesse comprendere bene alla Markle la sua opinione. Il comunicato della famiglia infatti recitava ricordi che possono variare, smentendo quindi in modo elegante quanto detto dalla Markle, senza entrare nel merito della vicenda. A partire dal funerale di Filippo però avrebbe poi adottato una linea molto dura nei confronti della Markle e di suo marito, anche perché le parole di questi verso la famiglia non sono state proprio leggere. Prima il documentario su Netflix, poi il libro Spare, le ospitate e le rivelazioni bomba hanno alzato un polverone e questo ha inevitabilmente esasperato i rapporti e li ha resi molto tesi fino ad oggi quando appaiono del tutto inesistenti.